Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi continueremo a giocare a Dolce Flirt. Continuiamo immediatamente lo scorso episodio. Allora, saliamo. Povero Armin, e pensare che era così entusiasta. Avrei dovuto capirlo che c'era qualcosa di strano nella storia, quando mi ha detto che avrebbe portato tutto il materiale da solo. In effetti. Anche se Lisandro e Castiele sembravano piuttosto arrabbiati, a me la cosa ha fatto ridere. E a te? È vero che la cosa è abbastanza comica. È un peccato che non possa suonare con noi. Mi sarebbe piaciuto approfittare dell'occasione per conoscerlo meglio. Non è che per caso ti piaccia? È arrivato da così poco. Avrai tutto il tempo per conoscerlo meglio. Lo spero. Sì, secondo me le piace. Ho dimenticato di chiedere a mio fratello per la chitarra. Corro, a dopo. Va bene, a dopo allora. Noi invece dobbiamo andare alla ricerca di Nathaniel. Non sono per niente divertenti, ragazzi. Vabbè, ma anche tu, che proponi di suonare la batteria su un videogioco, per un concerto poi, serio, tra l'altro. Ci avrebbe distinto dagli altri gruppi. A proposito, hai mai giocato a Guitar Hero? No. Mai. Non ci riesci? A dire il vero no, troppo veloce per me. Dovrò insegnarti a giocare come si deve allora. Ah sì? Sì, potrebbe essere divertente, così Alexi potrà prendere il microfono. Canta male, ma è comunque divertente. Ok, restiamo con questo appuntamento allora. Castiuccio. Allora, hai chiesto al Beota? Non ancora, a dire il vero. Quindi sei seria? Glielo chiedi veramente? Sì. Certo che glielo chiedo. Mi sembra logico. Non potresti dire che gli hai parlato senza farlo veramente? Non è nel mio stile, lo sai. E allora dovrei cambiare modo di fare. Perché se il Beota viene a suonare con noi, vorrà dire fare le prove con lui. Per cui ti porterai un morto sulla coscienza, addirittura, che esagerazione. Sono sicura che sopravviverai. Io sì, ma lui no. Cos'è, una minaccia o un avvertimento? Ma poi perché lo odia così tanto? C'è tanto carino qua, Nathaniel. Boh, vabbè. Ah, eccoti. Volevo chiederti qualcosa di un po' particolare. Hai un minuto? Un po' particolare? In che senso? Hai presente il concerto? Beh, ci mancherebbe un batterista. Ah, e vuoi che ti aiuti a cercare qualcuno che sa suonare? Diciamo che mi chiedevo se tu sapessi suonare. Assolutamente no. I miei genitori non hanno mai voluto iscrivermi ad un corso di musica. Pensavano fosse una perdita di tempo da consacrare invece allo studio. Mi è stato quindi vietato. Oh no, ci speravo. Vuol dire che faremo a meno del batterista. Nessun altro può farlo? No. Ho chiesto a tutti qui al liceo e Lisandro non è riuscito a convincere i suoi amici a suonare. Cioè, ha chiesto a tutti al liceo, ma è un liceo formato da 6 persone, scusatemi. Boh, vabbè, non ci sono altre classi, altre sezioni. Il liceo più piccolo della storia, d'accordo. Allora a questo punto ci provo io. Cosa? Voglio provare a suonare. Mi farà cambiare abitudini e poi ho sempre sognato di fare della musica. Dovrò solo fare in modo che i miei genitori non lo sappiano. Ma hai detto che non eri sicuro? Imparo in fretta e poi non ci sono altre soluzioni, no? No, a quanto pare. Allora è deciso. Sembra contento, però Castiele mi ucciderà. Se ne farà una ragione, Castiella. Il problema è che non ho la batteria. Bisognerà trovarne una, allora. Mi pare che un amico di Kim suonasse, ma poi è lasciato perdere. Tanto che aveva chiesto a tutti del liceo se qualcuno fosse interessato a comprarla. Davvero? Allora vado a chiederle se potrebbe prestarcela. D'accordo, e io vado dagli altri. Bene, fai bene a dirlo tu. A dire che faccio anch'io parte del gruppo. Metti un gilet antiproiettili, non si sa mai, perché Castiel è pronto dietro l'angolo con una mitragliatrice. Ho sentito dei rumori al piano di sotto, non ho osato andarci, sai cosa succede per caso? Sì, probabilmente Castiel sta combattendo un nome cedio. Dipende, per caso qualcuno urlava? No, tutto a posto allora, nessun omicidio in corso. Omicidio, ma di che parli? Niente Violet, lascio perdere. Stavi scherzando prima quando hai parlato di omicidio, vero? Non lo so, non ne sono sicura. Ma Violet, certo che scherzavo. Almeno credo. Dove la trovo, Kim?
Allora, hai trovato qualcun altro per il gruppo con Lisandro e Castiella? Sì, Nathaniel ha accettato di suonare. E io che pensavo non abbandonasse mai la sala delegati. Vabbè. Ecco, ho la chitarra anche se è quella di mio fratello. Se te l'ha data vuol dire che dovrei fare le pulizie al posto suo. No, è stato gentile stavolta. Diciamo che lo coprirò nel caso in cui volesse uscire senza che i nostri genitori lo sappiano. E hai accettato? Certo, visto che mio fratello non esce quasi mai dalla sua camera. Fantastico, dove lo trovo Kim? Volevo andare al piano di sotto, ma mi è sembrato un po' troppo animato. Meglio che resti qui. Ti credo, soprattutto se Nathaniel è giù con Cassiel, meglio non scendere. Nathaniel farà parte del gruppo? Sì. Grande, allora possiamo continuare con i preparativi. Se però ci fermiamo ad ogni imprevisto, non ne verremo mai a capo. Dov'è Kim? Dico a Violet di aggiungere il nome di Nathaniel sui manifesti, poi potremo farlo vedere a tutti. Appena trovo Kim vengo da voi, a dopo. Sì, ma Kim dove sta? Dov'è? Secondo me se n'è andata, non è più a scuola. Non c'è più. Oh, finalmente, l'ho cercato, non lo so, in lungo e in largo. Per mari e monti. Ho sentito dire che un tuo amico ha una batteria. Sì, ha voluto provare, ma siccome da solo non era il massimo, ha deciso di smettere. Perché vuoi comprarla? A dire il vero, mi chiedevo se poteste prestarcela per il concerto. Penso di sì. In ogni caso mi devo un favore. Gliene parlo e ti dico domani. Grazie, Kim, ci salvi davvero la vita. Di niente. Fantastico, non mi resta che andare a cercare i famosi manifesti di Violet e Alexi. Che sono qui? Non ci stanno. Dove siete? Allora, come vanno i preparativi? Piuttosto bene, non mi ha neanche rivolto la parola. Eppure alcuni hanno sentito dei rumori provenire dal piano di sotto. È perché si è messo a gridare contro Lisandro, che non pensavo fosse così calmo. Non ha alzato la voce una sola volta mentre il suo amico Cassiele lo stava quasi insultando. Anche tu sai essere molto paziente. Non posso dire di pensarla allo stesso modo. Sono spesso arrabbiato per niente. Veramente? Soprattutto quando le persone si mischiano nella vita privata degli altri. Ok, questa è una frecciatina che ci ha lanciato, va bene. Lo so, la curiosità è un brutto difetto. Dal momento che ne sei consapevole, è il più importante. Va bene, tu nel frattempo però ci... Hai visto i manifesti di Alexi e Violet? Sono fantastici. Non ancora, li stavo appunto cercando. Ho votato per quella rosa e viola, la trovo troppo carina. Per quale pensi di votare? Vedrò, deciderò una volta che le avrò davanti. Alexi e Violet hanno fatto un ottimo lavoro con i manifesti, hanno davvero buon gusto. Li hai visti i manifesti? Sì, sono venuti a chiedere ad ognuno di noi quale manifesto preferivamo. Hanno chiesto persino a Cassiel prima che se ne andasse. Davvero? E beh, a me non hanno ancora chiesto. Visto che giri un po' ovunque al liceo, devono aver avuto problemi a trovarti. Guarda in aula, forse sono ancora lì. Ti ringrazio. E scegli il manifesto rosa e viola, è il più bello. Vedremo. Ma perché tutti rosa e viola? Allora, a che punto siamo con i manifesti? Abbiamo fatto tre tipi di manifesti e abbiamo chiesto a tutti di dire quale preferivano. E sapendo che io e Violet non votiamo, ci ritroviamo con 5 voti per ognuno dei manifesti. Per cui dovrò scegliere io? Ebbene sì, ma sono sicuro che sceglierai la migliore, cioè quella che attirerà più persone. Ma che responsabilità mi metti addosso? Ma dai, ti prendo in giro. Allora, quale sceglieresti? Rosa e viola, neutra o scura? Scura? No. Oddio, ma sto rosa e viola però... Neutra. Ultimamente sono più per i colori neutri. Perfetto, allora andiamo a stampare un numero pazzesco di queste. E che data avete messo per il concerto? Abbiamo messo che avrà luogo fra 3 settimane. Fra così tanto? Cassiella ha bisogno di tempo per poter provare con tutti, per essere pronti il giorno X. Ah, ok. Non so se avete parlato con Peggy, ma lei voleva aiutarvi a fare pubblicità per il concerto. Forse dovreste vedere con lei. Buona idea. Prima stampiamo e poi andiamo a parlarle. Ok. Facciamo progressi. È stata una giornata intensa. Adesso meglio tornare a casa. Il resto aspetterà domani. Pensavo di non beccarti in tempo. Che succede? Mi sono spremuto le meningi per capire cosa fare in modo che il gruppo domini la folla e mi sono reso conto che c'è una sola soluzione. Ci vuole un palco.
E come facciamo? Dove potremmo trovarlo? Credo che non avremo bisogno di affittarne uno. Il liceo lo aveva a disposizione per le consegne dei diplomi. Potremmo chiedere ai professori di prestarcelo. Sono sicuro che il professor Farai si accetterebbe. Vuoi che andiamo a parlargli? Non ti preoccupare. Volevo solo dirtelo, così domani non ti saresti stupita di trovare un palco al piano di sotto. Domani? Così presto? Sì, ho chiesto a Melody di aspettare con me, così se il professore è d'accordo potremo montarlo insieme. Lei ne sarà felicissima. Va bene, buon lavoro a voi due allora. Sono tornata a casa poco dopo. Il giorno dopo la sveglia ha deciso di non suonare. Ho dovuto correre per non arrivare troppo tardi al liceo. Vado a dare un'occhiata al piano di sotto per vedere se hanno già sistemato il famoso palco. Andiamo, andiamo. Curiosità, dov'è? Wow, pensavo si trattasse di un piccolo palco. Invece dovevano essere grandiose le consegne dei diplomi prima. Ma dov'è questo palco? Questa sì che è una sorpresa. Ah, sei qui, Lisandro. Hai visto? Nathaniel e Melody hanno fatto un ottimo lavoro. Sono stati loro a fare tutto questo? Devo assolutamente ringraziarli. Adesso faremo le prove in una vera sala concerto. Anche se manca qualche dettaglio. Che dettaglio? Gli strumenti per cominciare. Ah sì, Kim deve portare la batteria oggi e Castiel e Iris potranno lasciare i loro strumenti qui adesso. Vado a cercare gli altri per cominciare le prove. Puoi chiedere a Kim se ha portato la batteria? Subito, vado a chiederglielo. Oh, ecco il palco, che carino! Ciao Kentin, per caso hai visto Kim? No, però ho visto il palco al piano di sotto. Hai visto che bello? Sì, tanto da rimpiangere di non saper suonare uno strumento, flauto a parte, certo. Peccato, le ragazze delle altre scuole avrebbero avuto un motivo in più per venire. Oh, finalmente sta salendo un po' l'affinità. Davvero? Pensi? Sei troppo gentile. Di niente, figurati. Lo so da solo che non sono comunque uno che non passa inosservato, ma sentirselo dire fa sempre piacere. Si sta montando leggermente la testa, vabbè. Fantastico il palco al piano di sotto, se solo i ragazzi mi avessero accettato nel gruppo, lui ancora. Sì, è davvero grandioso, sbancheremo. Si preannuncia già bene, adesso sarà ancora meglio. Ciao Castiel, sei andata a vedere la sala al piano di sotto? No, meno ci vado e meglio è. Per colpa di Nathaniel? No, è perché non amo il colore grigio delle pareti, non eri al corrente. Bella questa. Vuol dire sì, allora. Mi tocca sopportarlo adesso, spero tu sia contenta. Sì, e anche tanto. Per una volta sono io a rendersi la vita difficile. Avresti potuto fare altro, rompermi le corde della chitarra, rapire il mio cane, no grazie, organizzarmi un appuntamento con la preside, che ne so io, ma questo no, in genere sai essere molto più fantasiosa. Ti ringrazio, prendo nota, non so se riuscirò a rapire il tuo cane, ma per l'appuntamento... E lo trovi divertente? Meno male, si è rilassato un po'. Kim, donde stas? I manifesti sono stati messi ovunque in centro, nessuno potrà dire che non ne fosse al corrente. Perfetto, grazie mille Peggy. È il mio modo di ringraziarti per avermi dato parecchio materiale per i miei articoli da quando sei arrivata. Non so bene come prenderla. Spostati, mi fai ombra. Ma che ambra? Era da tanto che non sentivo questa frase. Se mi avessero detto che mi sarei iscritto in un liceo in cui gli studenti organizzano concerti, non ci avrei creduto. Kim non c'è. È andata via. Kim non è più a scuola mia. Sono sicura che verrà tanta gente, per cui qualunque fosse il progetto che la preside voleva finanziare sarà fattibile, vedrai. Ma dove sta Kim? Oh, finalmente. Potresti darmi una mano, per favore? Kim sta trascinando due grossi cartoni dietro di lei. Certo, come no. Ecco la batteria del mio amico, devo portarla giù e ho paura di rovinarla trascinandola così. Meglio che ti aiuti allora. Ok, scendiamo. Che state facendo? Spostiamo qualcosa, potresti liberare il passaggio per favore? Mi fai ombra. Sembra pesante. Per questo sarebbe il caso che ti spostassi. Ti sposti per favore? Ho anche altre cose da fare se non ti dispiace. Vai a pettinarti o a fare una delle tue idiozie da Barbie. Troppo figa, Kim. Non serve a niente arrabbiarsi. Brava
Brava Kim! Fantastico! Ah, è vero, non avevi ancora visto il palco. Spacca proprio questo palco. Vieni, sistemiamo la batteria. Ok. Spacca questo palco. Vieni, mettiamo la batteria. Abbiamo montato la batteria, è stato piuttosto comico farlo con Kim. Essere riuscite a mettere ogni cosa al suo posto è stato quasi un miracolo. È ancora meglio adesso, non trovi? Sì, davvero. Sarebbe meglio mettere delle tende, non credi? I ragazzi avranno bisogno di un angolo tranquillo durante la pausa del concerto, no? Però non vedo come potremmo fare. Neanch'io. Vabbè, ti lascio adesso. Mi fanno persino male le braccia con tutto questo sforzo. A presto, allora. Ha ragione Kim, ci vorrebbe qualcosa. Rosalia voleva partecipare alla preparazione, allora potrebbe occuparsi di fare due grandi tende che, messe dietro al palco, potrebbero servire da dietro le quinte. Vado a chiederglielo. Ok, quindi io direi di fermarci qui per quanto riguarda questo episodio. Continueremo la prossima volta. Se il video vi è piaciuto mettetemi un mi piace e lasciatemi un commento. Se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi così non vi perderete i prossimi video. E noi ci vediamo prestissimo. Ciao!